Anche la zanzara di Cruciani si interessa alla rapina di Grinzane finita nel sangue. Intanto proseguono le indagini dopo i nuovi sviluppi su eventuali spari dentro la gioielleria. Braccato dai carabinieri per una notte intera, si è costituito all'alba il responsabile dell'aggressione avvenuta mercoledì sera nell'Albese. Il ragazzo è accusato di lesioni personali. Protesta degli agenti di polizia penitenziaria cuneese appoggiata da 6 sigle sindacali, oltre alla rivendicazione dei propri diritti sul lavoro, chiedono le dimissioni di vertici del carcere cuneese. All'ITIS di Cuneo torna l'iniziativa Care Days, che mette in contatto gli studenti dell'ultimo anno con le aziende del territorio. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Telegranda, edizione del telegiornale che si apre con una notizia di carattere politico e che riguarda soprattutto i piccoli centri e di come si può venire incontro loro nel periodo elettorale per combattere il fenomeno delle cosiddette liste straniere. È stata introdotta la raccolta delle firme anche nei comuni sotto i 1000 abitanti attraverso delle fasce con numero di firme che non penalizzino i comuni con popolazione ridotta. La proposta è passata in Senato, fra i promotori c'è anche il senatore Mino Taricco, che ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, ovvero con l'approvazione del Senato delle modifiche alla normativa sull'ordinamento degli enti locali. È stato posto rimedio ad alcune storture, dice, relative alle elezioni comunali che andavano a discapito delle aree a bassa densità demografica e abitativa. Ora bisogna aspettare appunto che il provvedimento sia approvato anche dalla Camera. Andiamo alla cronaca, proseguono gli accertamenti sulla rapina di Gallo Grinzane Cavour finita nel sangue, e soprattutto si cerca di capire quale sia la gravità della posizione del gioielliere Mario Roggero, che ha esploso i colpi di pistola mortali nei confronti di 2 dei 3 rapinatori. La situazione, il fatto di cronaca ha interessato anche i media nazionali, fra gli altri anche la zanzara di Giuseppe Cruciani. La tentata rapina finita nel sangue a Gallo di Grinzane Cavour continua a suscitare interesse dei media nazionali. Nei giorni scorsi Mario Roggero, titolare della gioielleria assaltata da 3 uomini armati di coltelli e di una pistola giocattolo, è stato raggiunto telefonicamente in negozio anche da Giuseppe Cruciani durante una puntata della trasmissione radiofonica La Zanzara. Pur rispondendo con gentilezza, il gioielliere non ha concesso indiscrezioni al giornalista, che lo ha incalzato nella speranza di ottenere conferme sugli ultimi sviluppi dell'indagine, quelli che riguardano la presenza in negozio di residui di polvere da sparo che potrebbero indicare che i primi colpi sono stati esplosi da dentro il locale e non solo in strada. Le tracce sono nell'atrio della gioielleria, non è un dettaglio da poco. In considerazione del fatto che gli esami balistici avrebbero determinato che il Roggero sarebbe uscito in strada ricorrendo ai rapinatori e poi avrebbe sparato, l'attuale accusa nei confronti dell'uomo potrebbe passare da eccesso di legittima difesa al più grave duplice omicidio volontario. A svelare una pista che potrebbe però ridimensionare la gravità dell'accusa sono state le nuove tecnologie. È stata usata una lampada a luce violetta che, attraverso una speciale lunghezza d'onda, individua ed evidenzia all'occhio umano la presenza di polvere da sparo, in questo caso nell'atrio della gioielleria. Sfortuna vuole che si tratti di un punto cieco, quindi non esistono immagini di videosorveglianza che possano confermare uno sparo dall'interno del locale. A supporto di questa nuova tesi però c'è anche la presenza di alcune gocce di sangue rilevata dai carabinieri proprio all'interno. Essendo infine l'arma dei rapinatori una pistola giocattolo, è quasi certo che la polvere da sparo nella gioielleria sia della pistola di Roggero. Gli accertamenti sono ancora in corso. Nella cronaca giudiziaria i fatti avvenuti nel 2017 a Frabosa Sottana, che vedono protagonisti 2 agricoltori, e il rischio grave che una abitazione in seguito al sabotaggio di un trattore andasse a fuoco. La situazione riguarda appunto 2 uomini. Al banco degli imputati c'è uno dei 2 che, per una vendetta di carattere amoroso, avrebbe 2 volte appiccato
appiccato il fuoco ai danni del trattore di un altro agricoltore, fra l'altro suo conoscente. La ragione era l'aver amato entrambi la stessa donna e potrebbe essere complice anche la donna. L'uomo è finito in tribunale con l'accusa appunto di danneggiamento seguito da incendio, è stato condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione e al pagamento di 10.000 euro di provvisionale. Sempre a proposito di giudiziari, è stato deciso che il processo per diffamazione aperto nei confronti del noto conduttore Giulio Golia della trasmissione Le Iene resterà a Cuneo. È in corso in seguito alla querela di Silvio Galfione di Savigliano, un ortopedico, un tecnico ortopedico che sostiene che un servizio andato in onda sul programma Le Iene, proprio risultato di una piccola inchiesta condotta da Giulio Golia, lo avrebbe danneggiato, ci fossero delle informazioni lesive nei suoi confronti. Ed ora la cronaca ci porta ad Alba per l'aggressione subita nella serata di ieri. Mercoledì 26 maggio da un 35enne, l'aggressore si è costituito questa mattina ai Carabinieri di Alba. Per una notte ha tentato di fuggire, i carabinieri cercando rifugio fra le colline vitate della Langa Albese, ma all'alba ha cambiato idea e si è recato dai carabinieri della Compagnia delle Langhe per costituirsi. Dopo nemmeno 24 ore dall'accoltellamento nei pressi del santuario Moretta, avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 maggio, il responsabile si è presentato ai militari. Si tratta di un ragazzo di 20 anni, algerino di origini, che in seguito ad una lite accesa con un 35enne italiano avrebbe estratto il coltello aggredendo il suo interlocutore e ferendolo più volte. Nonostante sia stato colpito anche al polmone, la vittima dell'aggressione è già stata dimessa dall'ospedale di Verduno, dove è stato condotto con urgenza in seguito all'arrivo dei carabinieri e dei soccorsi del 118. Sul movente sono in corso gli accertamenti, ma pare certo che siano prevalentemente futili motivi e che l'aggressore non avesse intenzione di uccidere. È comunque indagato per lesioni personali e non per tentato omicidio come previsto in un primo momento. Ne risponderà di fronte al giudice del Tribunale di Asti. Entrambi, vittima e aggressore, sono già noti alle forze dell'ordine per piccoli reati, prevalentemente contro il patrimonio. Per quanto riguarda l'aggressore, la formulazione dell'imputazione e il successivo iter giudiziario avverranno solo dopo le dimissioni del ferito e l'attribuzione della prognosi. La caccia all'uomo, avviata immediatamente dai carabinieri di Alba, ha portato i suoi frutti e molto probabilmente il ragazzo, sentendosi braccato dopo una notte da fuggitivo, ha deciso di presentarsi spontaneamente per non aggravare ulteriormente la sua posizione. Ed ora diamo uno sguardo alla situazione Covid. Prima di tutto però la notizia di oggi ufficiale è che nel territorio cuneese è stato sequenziato un caso di coronavirus che ha la mutazione indiana. Il caso riguarda un uomo di Racconigi, ha 83 anni, fra l'altro già vaccinato contro il Covid. Una notizia quindi in parte buona perché l'uomo avrebbe contratto il virus nella sua mutazione, ma le sue condizioni sono buone e in salute, dunque potrebbe essere la dimostrazione che il vaccino funziona anche su quelle che sono le varianti. Ma vediamo la situazione a livello di dati. Fra l'altro il governatore Cirio ha detto che siamo a poche settimane, se continua così, dall'arrivo della zona bianca. In Piemonte i decessi oggi sono 8, 0 quelli registrati nel territorio cuneese. I contagi invece sono 298 in più rispetto a ieri a livello regionale, a livello provinciale 50. Andiamo ai guariti, più 669 rispetto a ieri in Piemonte, di questi 105 sono cunesi. I ricoverati in terapia intensiva, meno 7 rispetto a ieri per un totale di 90. In terapia non intensiva in tutto sono 765, 6 in meno di ieri. In isolamento domiciliare restano 5.478 persone, ma 366 in meno nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati rispetto a ieri sono meno 3.281 per un totale comunque di 16.269 realizzati, condotti nell'arco di questa giornata.
E andiamo ora invece a di nuovo la cronaca, almeno per quanto riguarda la situazione lavorativa. Una protesta di fronte ai cancelli del carcere di Cuneo è stata portata avanti dagli agenti della polizia penitenziaria e appoggiata da sei sigle sindacali, il perché nel servizio. La polizia penitenziaria oggi protesta davanti al Cerialdo di Cuneo. Quali sono le ragioni di questa mobilitazione? Le ragioni di questa mobilitazione sono inerenti alle problematiche che da anni segnalano tutte le organizzazioni sindacali, anche quelle che oggi purtroppo non sono riuscite a partecipare, in quanto tendenzialmente chiediamo che venga assegnato in via definitiva un direttore, in quanto questo è un reparto con ristretti anche detenuti al 41 bis dell'ordinamento penitenziario e pertanto c'è una condizione di sicurezza che richiede necessariamente la presenza fissa di un direttore. Inoltre chiediamo anche che il comandante di reparto venga avvicendato, poiché nell'ultimo periodo le problematiche che sono state segnalate al massimo esponente, al massimo vertice della polizia penitenziaria, ovvero un commissario, non sono state, il personale non è stato ascoltato, le problematiche non sono state risolte. Da diversi mesi abbiamo segnalato le problematiche ai vari vertici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e sono rimaste inevase tutte le nostre richieste. Non solo, non si sono degnati di ascoltarci, ma nemmeno di risponderci. Noi oggi chiediamo semplicemente di poter svolgere il nostro lavoro, il nostro mandato istituzionale in sicurezza. Abbiamo mezzi e strutture non idonee e fatiscenti, abbiamo mezzi in traduzione di 300.000 km, abbiamo turni massacranti con oltre 12 ore di servizio che non garantiscono la sicurezza né degli operatori né degli stessi utenti che custodiamo. Chiediamo giustizia, chiediamo l'applicazione delle regole, cosa che oggi lo stesso provveditore, la stessa amministrazione ci ha negato. Chiediamo l'intervento del prefetto e del sindaco che si facciano portavoce dei problemi della polizia penitenziaria, perché noi non siamo un'isola, noi facciamo parte della città. Chiediamo ausilio e chiediamo interessamento per tutti i nostri problemi. Quali sono le problematiche qui al Cerialdo di Cuneo? Le problematiche al Cerialdo sono dovute alla mancanza completa di relazioni sindacali. Ne sono 6 mesi che inviamo delle note e dei comunicati sindacali rispettando le regole e l'amministrazione non ci vuole sentire. In un'occasione abbiamo avuto un incontro dove l'amministrazione ha preso solenne impegno che entro 20 giorni avrebbe fatto quello che è suo dovere fare, o meglio, emettere gli atti amministrativi, no? E non l'ha emessi. Non emettendo atti amministrativi e provvedimenti amministrativi, il personale che ne è destinatario non è in grado di poter ricorrere agli organi superiori, quando anche questi provvedimenti sono illegittimi. Quindi si tratta dell'ABC, no? Dell'amministrazione. Oggi ci troviamo qua a Cuneo per portare il nostro disagio. Abbiamo scelto Cuneo perché è un istituto importante nell'ambito del distretto regionale del Piemonte. Ospita detenuti particolari, ma Cuneo oggi purtroppo è una situazione ingestibile. Oltre che essere una politica gestionale improntata sul non presenza continua da parte dei vertici, è gestita in modo da, con la carenza di personale, non riservare sicurezza nel modo migliore per quanto riguarda oggi le condizioni di vivibilità sulla sicurezza dell'istituto. I prossimi passi anche di un'eventuale altra protesta, quali saranno? Guardi, noi aspettiamo l'avvicendamento del provveditorato regionale, del provveditore regionale e quindi con forza chiederemo appunto che ci sia una politica sull'organizzazione e sulla presenza effettiva dei direttori e dei comandanti di reparto. Quindi chiederemo a Roma di intervenire, se non basta la politica regionale, Roma intervenga al più presto perché il Piemonte ormai è in ginocchio, non ce la fa più. Una situazione, non solo la protesta, che ha anche suscitato reazioni politiche già a livello locale. Sauri, anche lei alla protesta della polizia penitenziaria qui fuori dal Cerialdo. Ma sì, io credo che un amministratore non potesse essere che presente. Abbiamo fatto 10 giorni fa circa una commissione consiliare che parlava del carcere.
di una delle problematiche del carcere. Credo che essere qua presenti rispetto a una sollecitazione che è pervenuta per verificare anche un'altra questione legata alla problematica del carcere, credo che sia più che doveroso, anzi stupisce che non ci sia l'amministrazione, il vice sindaco, il sindaco. Credo che questa è una città all'interno di una città, lo abbiamo sempre detto, ci sono dei problemi che sono ovviamente evidenti, no? Cioè, il fatto che ci sia qualcuno che protesta rappresenta comunque l'esistenza di un problema. Io fossi stato amministratore di maggioranza, ma avrei pensato di essere presente, se non altro per portare solidarietà ai lavoratori, perché altrimenti si finisce per pensare che ci siano lavoratori di serie A e di serie B. Questi lavoratori sono lavoratori come tutti quanti gli altri, hanno diritto ad essere ascoltati, hanno diritto di vedere chi amministra una città, essere presenti per capire cosa c'è che non va. Alcune delle problematiche che oggi mi sono state relazionate sono problematiche che erano già emerse in occasione di quella commissione a cui facevo riferimento. Stupisce che non ci siano dei soggetti che avrebbero dovuto esserci. Andiamo ad una notizia di carattere viario che riguarda in particolare il Colle della Maddalena. Lunedì la strada sarà chiusa in Francia per lavori, lo ha annunciato il gestore, che ha programmato una nuova fase di lavoro nell'ambito degli interventi di modifica della strada nei comuni francesi, appunto oltre le Alpi del territorio cuneese, il proseguimento di territorio francese della strada statale 21 del Colle della Maddalena. Per consentire l'intervento sarà chiuso al traffico di lunedì dalle 9 fino alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30 della giornata di lunedì 31 di maggio. Durante la chiusura i veicoli con peso fino a 26 tonnellate saranno indirizzati in alternativa al Col di Vara. Ed ora parliamo del ricorso presentato in aprile dall'associazione di piazza in piazza contro la realizzazione di un garage a piani al di sotto di Piazza Europa, un ricorso che però il Tribunale Amministrativo Regionale Piemontese ha deciso di respingere. Mercoledì 26 maggio i giudici del Tribunale Amministrativo Piemontese hanno respinto la richiesta di sospensione del nuovo progetto del parking interrato in Piazza Europa a Cuneo. Già pubblica la motivazione: non sussistono pericoli immediati di danno. A presentare ricorso lo scorso aprile sono stati i membri dell'associazione di Piazza in Piazza, che raccoglie privati, professionisti ed anche esponenti all'opposizione in Consiglio Comunale. Contestavano la coerenza dell'intervento con il piano regolatore del comune di Cuneo e di tempi per la progettazione, che a detta dell'associazione non avrebbero rispettato i termini temporali per essere inseriti nel bando periferie. Il 28 aprile il comune di Cuneo aveva ricevuto la notifica del ricorso in cui l'associazione chiedeva al TAR di sospendere il progetto fino a che l'amministrazione stessa non avesse chiarito, come stabilito dalla sentenza del luglio 2019, quelle che l'associazione definisce ambiguità del piano regolatore sulla zona di intervento e fino a quando non venga dimostrato l'effettiva possibilità di ottenere i finanziamenti del piano periferie su un progetto che si è sempre più differenziato da quello originario, sostengono sempre da piazza in piazza, sia sotto il profilo costruttivo che sull'impegno finanziario di denaro pubblico. Non è la prima volta che viene presentato ricorso contro il progetto e sempre dallo stesso sodalizio. Due anni fa fu respinto per tardività. In seguito il progetto del parking interrato del centro della città di Cuneo fu ridimensionato. Senza la sospensiva può procedere l'iter burocratico per la sua realizzazione, ma i cantieri non apriranno prima del prossimo anno. Ha avuto invece successo il ricorso presentato da Italia Nostra Onlus e che riguarda il provvedimento dell'abbattimento dei 57 tigli in Corso Colombo che avrebbe voluto portare avanti il comune di Fossano. Italia Nostra Onlus ha presentato il ricorso alla seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale con sede a Torino e il TAR ha sospeso il provvedimento. L'ordinanza è stata pubblicata mercoledì 26 maggio. A ricorrere contro la delibera appunto non solo Italia Nostra Onlus ma anche i radicali del circolo PD locale. Il TAR ha fissato per il prossimo 3 novembre l'udienza pubblica in cui si entrerà nel merito della questione. Fino ad allora gli alberi saranno salvi. Ed ora torniamo a Cuneo, all'ITIS del Pozzo. Torna l'iniziativa Care Days, che mette in contatto gli studenti dell'ultimo anno con le aziende del territorio.
Career Day, 26, 27, 28 maggio, cosa significano queste giornate, quanto sono importanti per voi e quanto siete soddisfatti anche di poter mettere in contatto gli studenti con le aziende? Allora sì, per noi è una bellissima opportunità che ringraziando siamo riusciti ad organizzare quest'anno nonostante le difficoltà della pandemia, lo sappiamo. Ci tenevamo veramente tanto perché sappiamo che la domanda delle aziende è molta, siamo in contatto spesso con le aziende per cui sappiamo l'esigenza che hanno e sappiamo d'altro canto quanto i nostri ragazzi abbiano piacere di provare appunto a confrontarsi direttamente con le aziende. Quindi l'idea dei colloqui ci è venuta qualche anno fa e dopo la prima edizione che abbiamo fatto nell'anno 18-19 abbiamo deciso di continuare perché riteniamo che sia veramente significativa, quindi da ambo le parti. Qual è la risposta degli studenti rispetto a questa proposta, a questa opportunità che gli date? Allora, la risposta è tanta, tanto è vero che nell'arco di questi tre pomeriggi avremo circa 160 colloqui, quindi assolutamente notevole e impegnativo, ma significa che insomma stiamo facendo la cosa giusta. I ragazzi sono entusiasti, magari all'inizio titubanti e quindi accolgono la proposta con un po' di remore, dopodiché, come è successo già ieri nella prima giornata, assolutamente sono loro a chiederci di poter fare ulteriori colloqui rispetto a quelli per cui si erano candidati, quindi questo significa che stiamo facendo la cosa giusta, o almeno ci crediamo, ecco. Sicuramente l'importanza di iniziare a incontrare ragazzi dopo la scuola per noi è estremamente importante, iniziare ad avere ragazzi giovani da introdurre, da inserire, magari in stage inizialmente, poi con un contratto a tempo determinato, ma sicuramente è di far conoscere anche la nostra realtà, quindi per noi è una grandissima occasione e spero che lo siano anche per i ragazzi dell'istituto. C'è una certa difficoltà da parte vostra a trovare queste figure, insomma i giovani di oggi sono predisposti, hanno voglia di dopo la scuola di iniziare subito a lavorare o incontrate un po' delle difficoltà? Ma è misto, diciamo, la situazione. Ci sono ragazzi che usciti da scuola hanno già una serie di opportunità e quindi ovviamente se è un contratto lo colgono maggiormente, ecco, piuttosto che uno stage, un periodo di formazione. Altri invece che decidono di intraprendere l'università. E anche per loro è una bella opportunità per iniziare ad approcciarsi al mondo del lavoro, anche sostenendo dei colloqui che sarà poi quello che dovranno fare finita la scuola. Come li vedete questi ragazzi quando si interfacciano con voi? Ma sicuramente più preparati rispetto alla mia generazione, questo sicuramente, perché la scuola li sta introducendo molto, li sta già preparando al mondo del lavoro, quindi alcuni di loro già sanno come porsi, talvolta ti anticipano con delle domande, magari tu avevi quella domanda e loro dicono ah, se mi vuole chiedere questo le dico già che, quindi ti spiazzano alcuni, sì, ovvio che li vedi un po' intimoriti, dipende poi da persona a persona, ma sicuramente c'è una preparazione maggiore. C'è una maggiore preparazione nei ragazzi di oggi. Parliamo di eventi. Sabato 3 giugno, il più piccolo festival di cinema di montagna del mondo attende a Valloriate in Vallestura un grande ospite di carattere sicuramente internazionale, il regista cinematografico serbo Emir Kusturica. Tra i tanti riconoscimenti ricevuti in carriera, due palme d'oro al Festival di Cannes, un leone d'oro e uno d'argento al Festival di Venezia, un orso d'argento al Festival di Berlino. Kusturica cura anche l'organizzazione di un festival internazionale di musica che con i nuovi Mondi Festival si svolge in un piccolo borgo montano della Serbia. E a proposito di eventi, il territorio cuneese si prepara ad una ricca estate di appuntamenti con musica, spettacolo e arte con la partecipazione di grandi nomi sotto l'egida della TL del Cuneese che oggi ha presentato il calendario di Cuneo Music and Art Festival. Calendario ricchissimo con anche nomi davvero importanti che coprono tutta l'estate. Quanta soddisfazione c'è? Una grande soddisfazione, lanciamo questo brand, è la prima volta che attraverso un nome, Cuneo Music and Art Festival, raggruppiamo 3 mesi di eventi nel territorio cuneese. Grandi nomi della musica e dell'arte che da giugno e settembre si esibiranno tra la pianura e la montagna cuneese. Quindi veramente un nuovo modo di comunicare, un piano di comunicazione che per quanto riguarda in cui ATL ha investito oltre 100.000 euro che verrà divulgato a livello nazionale, speriamo possa raggiungere più persone possibile e possa anche così determinare la vacanza delle persone, degli italiani in futuro nel territorio cuneese, non solo per la bellezza dell'auto e per l'enogastronomia, ma per i grandi eventi che si caratterizzano nel nostro territorio.
Scusate, una rettifica, la presenza del regista Kusturica al Festival di Cinema della Montagna non è il 3 giugno, come detto poco fa, ma il 3 di luglio, quindi fra più o meno un mese. Chiudiamo con lo sport e la pallavolo femminile. La Bosca San Bernardo Cuneo ha completato la rosa che nella prossima stagione disputerà il campionato di A1 con l'annuncio dell'ingaggio della centrale Sara Caruso, siciliana, classe 2001 di 193 centimetri, che arriva dall'esperienza in A2 con Marsala, con cui ha disputato le ultime 2 stagioni. Non vedo l'ora di mettermi in gioco in A1 per la prima volta e capire a che livello posso arrivare, ha dichiarato Sara Caruso. Ho sentito parlare molto bene della società di Cuneo e di Coach Pistola e sono davvero contenta per questa opportunità. So che posso ancora migliorare tanto e Cuneo mi sembra la piazza giusta. Il mio punto forte, l'attacco, in particolare la fast. Insieme a Federica Stufi e Federica Squarcini, Sara Caruso completa un reparto di centrali tutto nuovo rispetto alla passata stagione. E con questa notizia si chiude l'edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e buon proseguimento.